Ciao raga, come Nex e bentornati sul canale. Ci siamo ragazzi tornati su Clash Royale, dove oggi ragazzi, in primis vi prometto che mi taglierò i capelli, perché sembra che abbia una pecora morta al posto di questa cosa che ho in testa. Comunque oggi siamo qui tornati su Clash Royale, dove oggi ragazzi sono qua per mostrarvi qualcosa che legna di brutto. Perché c'è chi si domanda: ma un deck per essere fottutamente competitivo ha bisogno per forza di uno Zio Fester, insomma di un gigante, ha bisogno per forza di un mastino, ha bisogno per forza di un domatone, insomma di una truppa d'edificio? Fottutamente no ragazzi, l'unica cosa che serve per vincere su Clash Royale ragazzi è una pala. Che questa non è una pala, ma... ragazzi, visto che si parla di pala, oggi vi porto qualcosa di veramente demolitore. Ragazzi, quest'oggi vado a stare in quanti ho visto che hanno trovato il minatore, o meglio che mi scrivono che hanno trovato il minatore, ma che non sanno fottutamente dove cazzo sbatterlo. Beh ragazzi, questa carta è letteralmente qualcosa di atomico. È la risposta numero uno per conterare i mazzi contenenti estrattori di elisir o eventuali deck contenenti torre inferno. Ma come funziona? A noi basterà unicamente quest'uomo con la pala. Quest'uomo con la pala è l'uomo dei miracoli, l'uomo talpa. Quest'oggi andrà in gamba a fare il culo, perché con quel mazzo qua ragazzi che mi sono preparato proprio alla cazzo di cane, o meglio con la mia esperienza bombardata, perché ragazzi quando becco counter appunto avversari con deck lampadeschi come il porcaccio, il pasticcio di carne vecchia, vaffancuore vecchio, fermo col colesterolo. Ok, adesso penso che vada bene così la lampada. Comunque ragazzi, siamo tornati qui appunto a parlare di questo mazzo, perché anche senza fottute truppe ad edificio, noi con questo uomo sbadinatore, con questa pala umana, con questo uomo talpa, possiamo letteralmente mandare giù le torri alla velocità della luce. Anche perché c'è una malcuranza nei riguardi di quest'essere, o meglio viene preso un po' sotto gamba, come diceva Osvaldo Paniccia ai tempi d'oro. Poi c'è da dire che ha copiato col bomba rospo, col rospo con gli occhiali. Manda giù la torre la velocità della luce, ma oggi siamo qua in primis per spiegare come funziona, non qua per urlare ogni due secondi. Ho messo l'orda di rape, avrei preferito metterci un bel tronchetto, un bel tronco, ma ovviamente non posseggo quella leggendaria, e quindi ho piazzato questa carta giusto per sicurezza, in modo da pararmi nel caso in cui dovessero bombardarci la nostra torre inferno o un eventuale gigante ci voglia stuprare la torre. La mega rapa ragazzi, il mega sgherro, sarà utilissimo per conterare il mini pecca, i barbari, la principessa, insomma farà da donna delle pulizie, un po' quello che fa di solito Gargamella. Terza carta, torre inferno, ovviamente non è neanche da spiegare, quella divierà l'attacco di truppe ad edificio e darà un grosso ulteriore supporto in difesa. Quarta carta, l'uomo talpa ragazzi, l'uomo talpa è la quarta carta che quest'oggi non stiamo neanche a spiegare, perché sarà la star di questo deck, perché ragazzi oggi questo uomo col badile, questo uomo con la vanga andrà davanti alla principessa, e invece di chiedere di uscire, meglio per fare un appuntamento, la riempirà di spadilate, manco fosse sua nonna, dopo che gli ha perso un intero stipendio in cicchetti al bar. Ragazzi, madonna mia, ovviamente seguito come quinta carta dal bomba rospo. Ragazzi, il rospo con gli occhiali quest'oggi andrà ulteriormente a depallonare, insomma a tirare i coglioni contro la torre, farà la truppa molesta e potrà ulteriormente difenderci anche da eventuali truppe come possono essere barbari, barbascabia, insomma orde di scheletracci, non so, anche Gargamella, perché comunque ragazzi fa un danno della madonna, quindi può tranquillamente conterare veramente un sacco di truppe. E beh ragazzi, sesta carta ce l'hai, perché non possiamo mandare un deck del genere senza condire il tutto con un bel colpo di polenta volante. Ragazzi, polenta volante per noi, e quest'oggi la manderemo in campo con una cattiveria assurda, anche perché sarà accompagnata dai Namechani. Chiudiamo il tutto con Violetta di Blumele, e noi chiudiamo il tutto andando a cercare un torneo, perché ragazzi voglio mostrarvi come fottutamente funziona questo mazzo. E signore, ci troviamo dentro Ixo, entra ostati da Rigo, Aki, un bel tornetto da 400 carte, ma noi delle carte ce ne frega una bella fava, perché quest'oggi a noi frega solamente di mandare in campo l'uomo talpa e di fare fottutamente un culo quadrato ragazzi, un culo così quadrato che per favore Geometry Dash vai a vendere gli spaghetti in Cina. Spero di non fare una figura di merda, ma noi ragazzi in primis partiamo cazzoni, e quando partiamo cazzoni almeno 9 volte su 10 riusciamo a fare il culo. E quindi partiamo subito a vedere qual sarà il primo avversario in questione. Lo troviamo subito e siamo contro Giri Marzel 76 dei Monsters. E allora partiamo subito. Dunque abbiamo la Torre Inferno, abbiamo il Bomba Rospo, la Zap, e vabbè ragazzi abbiamo anche l'Uomo Talpa. E avanti con il Bomba Rospo. Ok, li si mette a fare del ronco, ma ragazzi attenzione che arriva. Guardate ragazzi come si difende male, come si difende male. E guardate la torre quanto danno prende. Ragazzi guardate, guardate, 1321 di vita. Ma andiamo giù la Torre Inferno. Comunque neanche uno Grider fa così tanto danno in così poco tempo. Come vedete lui
lui sia difeso. Ok, facciamo una cosa, mandiamoci una mega rapa qua dietro. Come vedete abbiamo fatto un danno assurdo con un costo di 6 di Elisir, ragazzi. Vabbè, sarebbe come tipo una carogna di Namek, ma alla quale lui comunque si sarebbe difeso con molte più cattiveria. E poi la mega rapa, rega, che dà delle sperle che manco il vescovo alla cresima. Mandiamoci una mecciania, raga, e torniamo all'attacco. Attenzione, ragazzi, di nuovo di ciclico. Madonna, mandiamoci il minatore lo stesso. Diamo un bel colpo di polenta volante addosso. Nel mentre che il bombarospo, raga, termina tutto. Ragazzi, guardate, guardate, raga, la torre è già andata giù in meno di un minuto. E ragazzi, guardate che regalo ci fa. Anche l'estrattore, amico, via di ronco. Le nostre torri sono ancora totalmente integre, mentre le sue vanno giù come fossero burro tagliato con i coltelli dello chef, di Chef Tony. Insomma, ragazzi, chi non conosce Chef Tony al giorno d'oggi, come anche quella luce della lampada che è una cos'è sta puttanata. Avanti con i mezzani. E porca troia, mandiamo anche in campo da saltare le rape. Madonna, ma quanto, ma puttano, sei uno stronzo. Avanti di Minazio, avanti di Minatore. E signori, e fate il danno, dai, non mi beccano. Ok, ragazzi, una rapa è sopravvissuta. Facciamo una cosa, zappiamo queste oh, e zappali, perfetto, ragazzi. Comunque la sua torre rimane con 1692 di HP. Ok, abbiamo ovviamente, la torre ha preso un bel po' di danno, ma cacciandoci una cimitero furiata, voi capite bene che insomma, ragazzi, è diventato qualcosa di veramente veramente allucinante. Mandiamo un colpo di polenta che becchiamo anche zia secca. Terminiamo l'estrattore. Attenzione, ragazzi, un bel colpo di polenta volante non si scorda mai. Come una bella torre inferno in mezzo alla torre. Guarda, ombre, com'è bella la torre inferno. E basta, giù il bombarospo, e fate voi sti scheletracci. Allora mandiamo una cosa, ragazzi, cosa mandiamo in capo? Ragazzi, mandiamo in capo, madonna, madonna, mandiamo in capo l'orda di rappe. Intanto che la torre è orbitata, ma ragazzi, sinceramente non sapevo cosa cazzo buttare. Questa è mandata su trooper come se fosse al mercato, porca troia. Polenta volante, termina questi stronzi, ma basta. Giù di Minazio, e attenzione, avanti, talpone di Namek, talpone di Namek. Basta, sti cimiteracci, adesso una gnappa della torre, ragazzi. Freghiamocene di quello che fa lui e prendiamogli la torre. Ciao amico, il bombarospo te lo piazzo in quel posto. Terminiamo la partita ovviamente in maniera allucinante. Giri Muzzle se ne va a casa, ragazzi. Becchiamo 30 trofei, 20 fottutissime monete, fighissime monete, due corone. Ma ragazzi, come avete visto, il deck con l'uomo talpa lascia fottutamente ammutolito. Come vedete, all'inizio col primo attacco non si è per niente difeso, e noi gli abbiamo buttato giù la torre alla velocità della luce. Vi dico già in anticipo, avrei potuto mettere la principessa nel deck anche al posto volendo dell'orda di rape, ma ho voluto fare unicamente un deck per chi non avesse appunto quella carta e avesse trovato unicamente il minatore. Ma ragazzi, l'uomo talpa quando va in campo sbodile, quando tira fuori la palla e la gira dalla parte del manico, il re se la ingugna tutta dentro. Madonna, come se fosse, avete, come si fa il burro col mortaio, oppure passata di pomodoro quando la schiacci, che mi funziona. Cose brutte col madile, con la vanga. E comunque spendiamo a casa Giri Muzzle. Ragazzi, come ho detto prima, vinciamo la bellezza di tutto quest'ambaradan di robe. E Wingardium la grana, ragazzi, Spectro la grana, insomma, Wingardium la grana, i soldi. E quindi passiamo subito, ragazzi, a fare un prossimo attacco. Abbiamo l'uomo con la pala in via grata. E quindi guardiamo subito chi sarà la prossima medaglia in questione. Trovamelo. Ok, ragazzi, me l'ha trovato subito. Siamo contro Farondana e dei Rebellion. E ragazzi, allora abbiamo l'orda di rape, i navecciani, la polenta volante e la rapa OGM. Quindi farai una cosa, raga, mandiamo subito in campo volendo il nostro rapone OGM. E ok, lui manda giù i suoi navecciani da fitness. Quindi facciamo una cosa, abbiamo anche la torre inferno, quindi volentieri la manderei in campo. Mentre lui arriva col nonno di Heidi. E attenzione, il vecchio dell'Alpe si avvicina con moto anziano, che è anche il mastinaccio. Quindi farai una cosa, raga. Allora, ah no no, ok, questo non mi piace. Mandiamo giù il bombarospo qua dietro. E attenzione, fai poco lo stronzo, eh. E dai, tira la contrattore. Ma perché non attacca il mastino? No, c'ha l'uomo talpa. Dunque, Namecciani, e avanti. Aspettiamo un attimo. Zappa tutto. Zappa questi minchioni. Minchi, merdi. Oh, ma li uccidi. Ok, ragazzi. Ok, mandiamoci la mega rapa. E volendo anche Cominazio. Dai, ragazzi, avanti Cominazio. Non beccare la rapa GM. Non bella. Che spettacolo. E madonna, le rape. Quanto si... Comunque, un danno l'abbiamo fatto. Palentiamo questi strozzi. Vaffanculo del vecchio. Ma vai a casa. Va a bere il brodo col semolino. Che sei così stentato che per bere tua moglie surcia il brodo e poi te lo caccia in bocca come fa gli uccelli con i propri pargoli. Insomma, è una cosa spettacolare. Torna a mandare giù il mastinaccio. Quindi farei una cosa, ragazzi. Avanti, talpone di Namek. Deviamoci dall'altra parte. Diamogli modo di sprecare truppe. Attenzione, sappiamo questi merdi. Sì, e ragazzi, la torre è nostra. La torre, mamma mia, quanto danno che ti becchi. Shut up and enjoy the uomo talpa. Enjoy the danno of the Namek. Giù di nuovo con la mega roba, perché questo fa il coglione. Ok, facciamo una cosa, mandiamo giù anche il bombarospo. Anzi, no ragazzi, niente il bombarospo. Mandiamolo qua dietro che farà fuori il vecchio.
fai fuori il vecchio dell'Alpe, grandioso. E io quindi, rega, tornerei ulteriormente con una bella talpone dinamic. Attenzione, talpone dinamic e addosso a sta torre. Dobbiamo sti denti. E ragazzi, oggi Namek comanda. Oggi il badile dinamic comanda. Come anche sta torre infernale, perché questo comincia a fare un po' lo stronzo. Polenta volante addosso a questi minchiacci. E ok, abbiamo sprecato un attimo. Mandiamo giù il mega rapo. Mettiamo giù il mega rapone e non mettiamoli dietro. Fate fuori questi minchi. Oh, ma allora tu devi capire una cosa. Se tua madre ti voleva bene, ti dava in beneficenza. Madonna, ragazzi, come funziona questo mazzo? Mandiamo giù la torre infernale, ragazzi. E direi di fottutamente di appollaiarmela proprio. Ce la prendiamo con calma, raga. Io non tocco più niente. Ragazzi, ciao bello. Arriva con Minazio. Ma quest'oggi il tuo stesso uomo talpa ti ha tradito, perché il nostro, alleandosi con le forze di Namek, ci porta a casa una bella coppa. 37 trofei, ragazzi. Non so quante coppe avesse. Comunque, ragazzuoli si è messi bene. 20 fighissime monete. Enjoy the uomo talpa. Enjoy the uomo with the badile and the male assurdo portato dalle sue botte micidiali. E a questo punto ditemi, a cosa serve farsi un fottuto deck con un gigante, con un zio Festro stato dalla carogna, con un lercione, quando abbiamo, ragazzi, quando abbiamo un uomo talpa, quando abbiamo l'uomo talpa, l'uomo col badile? Stanno tutti fottutamente muti, perché quando arrivano a sbadilato, raga, partono via i denti. Sono riuscito a parlare, miracolo. Ma andiamo a casa a fare un dedana, insomma, dei rebellion. E ragazzuoli, vinciamo fottutamente questa partita. Io, ragazzi, vi invito fottutamente a provare questo mazzo. Provate assolutamente questo mazzo se avete il minatore. Adesso vi ripeto, l'ho fatto senza altre leggendarie, in modo da favorire anche chi non avesse né vecchio dell'Alpe né appunto principessa. Detto questo, ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti se anche voi avete il minatore, se lo usate in un qualche mazzo e se avete un mazzo particolare col minatore e vorreste farmelo provare, scrivetemelo qua sotto nei commenti. E detto questo, ditemi appunto cosa ne pensate di questo mazzo. Diversamente da ciò, prima che la lampada mi torni a sbiancare tipo Mr. Mime, io vi invito subito a lasciare un bel commentino, ragazzi, un bel mi piace. Sarebbe un bel mi piace, un commentino, un bel dito per aria, un bel mi piace che mi sbianca di continuo. Vi ricordo comunque, ragazzi, vi ricordo come al solito che alle 14 ha caricato un video Flame, quindi se non l'avete visto, mi raccomando, andatelo a vedere. Vi ricordo Facebook e Instagram in descrizione tra i commenti come al solito. E niente, ragazzi, io qui termino il video, io vi saluto nuovamente. Vex, è tutto, bella rega. Me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.